lavoro. benefit. Si Quanto può mantenersi? davate? So the amount is 560 euros per month, €560 al but mese, that is not really ma what changed. So the standard regular unemployment non era benefit is questo also il 560 cambiamento euros per month. principale, So that perché is not il what sussidio di really changed. But disoccupazione you era la mean you stessa got to somma. Il keep grande the benefit cambiamento on è top of che your si poteva salary. mantenere questa somma dopo aver trovato un posto di lavoro e quindi era un'integrazione al salario o allo stipendio. Qual è stato il risultato? Le persone hanno cercato So più the lavoro? result, Che cosa è I successo? don't know if it's surprising Non so se i or risultati not, sono but so the sorprendenti. result is Il that risultato è stato che people did not. Remembering this target population is la those popolazione who were unemployed and on the minimum unemployment benefit. era stata, diciamo, Probably more presa difficult for these people to find a job in a higher market anyway, but we do not dal find any reddito minimo changes e in quindi avrebbe avuto unemployment. difficoltà So a trovare this un strong posto di lavoro. incentive Quindi c'è to stato find un work forte for these people incentivo, did not increase però non ha fatto aumentare the amount of work they did il in the following year, lavoro in the first year of the svolto experiment. nel primo anno However, dell'esperimento. when Detto we went questo, out and did surveys quando of subjective well-being and abbiamo such, there were misurato some il benessere issues individuale, in abbiamo response numbers, visto and so che c'erano dei problemi it's not relativi exactly alla risposta che and you know the registered ottenevamo. data, the employment results are very clear I dati sull'occupazione and sono such, chiari, cristallini, but the survey ma results quelli say del that sondaggio possibly these people felt more trust ci and indicavano che la gente aveva più more fiducia subjective in well-being compared to the control se group. So stessa e that would be consistent with the fact quindi that if questo they è get in more linea con money, l'idea che they get quando happier. si dà dei soldi alla gente, la gente è However, contenta, ma it doesn't seem that it makes non the finding sembra job però che poi easier, at least questo not in the incentivo first sia year of the stato utile a experiment. trovare un lavoro. Almeno questo è il risultato preliminare dopo un anno. Grazie professore, rimanga con noi. Noi stiamo chiedendo un'opinione ad un famoso sociologo italiano che è qua con noi, che si chiama Domenico De Masi. Allora, è chiaro che il reddito di cittadinanza dei 5 Stelle e della No, io Baldino è una cosa totalmente diversa, però io vorrei una sua valutazione, professore. sono molto contento di essere capitato in questa puntata di Omnibus e con il professore perché è quello che proponevo io per l'Italia. Ne abbiamo parlato anche tante volte con gli amici del Movimento 5 Stelle. Perché? Perché in assenza di una rete seria di servizi per l'impiego, di centri per l'impiego, secondo me sarebbe stato meglio, almeno per 2 anni, mentre si preparavano i centri per l'impiego, avere proprio lo stesso sistema che ci ha indicato il professore e che è stato per ora testato in 3 zone del mondo. È stato testato anche in Australia, per esempio, dando dei risultati positivi dal punto di vista dell'autostima, della ripresa di una vita, che è quello che, secondo me, rappresenta l'obiettivo finale. Quindi sono perfettamente d'accordo con quello che dice, perché ogni volta che per dare il reddito di cittadinanza si aggiunge una qualche condizione, bisogna questa condizione andarla a constatare su, nel caso nostro, 5 milioni di persone. Questo comporta la creazione di una macchina burocratica enorme, in Germania sono 111.000 persone che lavorano a fare questo, che costa molto più di quello che viene a costare il caso in cui il reddito va a finire anche nelle mani di un ricco. Non so se è chiaro, tra i due vantaggi è meglio quello di ricorrere al reddito di cittadinanza. Questo è il vero reddito di cittadinanza. Questo Quello, sì, universale. questo si chiama reddito di cittadinanza Loro lo chiamano in con sociologia un'espressione inglese universale. Universal Sì, sì, Basic sì, Income, sì. cioè incasso di Sì. universale, E se il mettiamola così. professore fosse un sociologo l'avrebbe chiamato reddito di cittadinanza. Qui c'è equivoco, diciamo, su questo. Ma soprattutto questo reddito tiene conto di una cosa che ho sentito proprio citare pochissimo in questi giorni di discussione sul reddito, cioè dei tempi che il povero può o non può attendere. Non so se è chiaro. Siamo sempre noi ricchi, diciamo, o comunque agiati, che discutiamo del povero che deve avere
sussidio, senza tener conto che il povero non può attendere come il ricco, non so se è chiaro.